Sarà un mezzogiorno di fuoco quello che si vivrà oggi a Lago Negro durante la riunione della commissione manutenzione del Tribunale di Lago Negro per decidere questa volta in via definitiva le sorti del Palazzo di Giustizia di Sala Consilina. La richiesta del primo cittadino di Sala Consilina e degli avvocati è quella di far applicare l'articolo 8 della legge di riorganizzazione della geografia giudiziaria ed ottenere una proroga dell'utilizzo dei locali della sede di Sala Consilina, con il mantenimento quindi dell'ufficio soppresso nel termine massimo di 5 anni. A mezzogiorno si troveranno intorno allo stesso tavolo il sindaco di Sala Consilina, Gaetano Ferrari, insieme a un gruppo di tecnici scelti dal primo cittadino, il presidente ed il procuratore della Repubblica del Tribunale di Lago Negro, Matteo Zarrella e Vittorio Russo, il sindaco di Lago Negro ed alcuni tecnici del comune. La commissione dovrà valutare carte alla mano se ci sono le condizioni logistiche e di sicurezza per consentire il trasloco a Lago Negro degli uffici del soppresso Tribunale di Sala Consilina. Sindaco e avvocati del Foro Salese ritengono, sulla base di alcune perizie effettuate sulla che non solo l'edificio che dovrebbe accogliere il Tribunale Salese ed il suo immenso archivio non sia ancora pronto, ma che manchino anche diverse autorizzazioni necessarie per poter consentire l'apertura al pubblico della struttura. Sul tavolo della commissione, la delegazione salese porterà centinaia di pagine di documenti per dimostrare che l'apparenza, hanno più volte dichiarato il sindaco Ferrari ed il capogruppo di opposizione, l'avvocato Angelo Palladino, è ben diversa dalla realtà. Noi non metteremo piede in tribunale se non abbiamo la certezza che siano state rispettate tutte le leggi in materia di sicurezza e siano state rilasciate tutte le certificazioni e autorizzazioni. Da ieri mattina il tribunale soppresso viene vigilato dalle forze dell'ordine 24 ore su 24. Per tutta la giornata davanti al tribunale in località Tressanti non c'è stata alcuna manifestazione di protesta, ma si tratta solo di uno stato di tranquillità provvisorio. Avvocati e cittadini attendono l'esito della riunione odierna e se dovessero arrivare notizie negative scoppierà nuovamente la protesta. L'unica certezza che si ha per ora è che almeno fino ad oggi non ci sarà alcun trasloco dei fascicoli, come ha assicurato il presidente del Tribunale di Lago Negro, anche perché le chiavi della struttura sono nelle mani del sindaco Ferrari.